Allora, diciamo che questo libro è stato fatto esclusivamente per tutte le donne che ho conosciuto nel mio percorso, perché mi chiedevano dove trova la forza, dove trova questa positività. C'è tante donne che tanto, tanto forza quanto me, però ce n'è tante donne che è molto fragile. E io sentivo che in pratica dare questa portavoce che può dare un pochettino più positività e più coraggio ad affrontare questa non bellissima percorso. Oh, non c'è nessun segreto, deve guardarsi allo specchio la mattina e veramente di ce la faccio, autoconvincere che la fa e fai esattamente quello che dicono i dottori, non saltare per esempio le cure, non saltare le pastiglie, non buttarsi giù, è sempre il discorso fate tutte le possibilità, anche accurarsi con il cibo, esercizi quando c'è la possibilità, più salute che abbiamo meglio è per affrontare questa malattia. Sì, subito non tanto, cioè forse ho pensato a mia sorella, che purtroppo che ho perso mia sorella, cancro al seno, cancro e anche al fegato. In quel momento lì ho pensato a lei e mi sono preso paura, però si sono passati più di 15-16 anni che le cure a quel tempo lì non sono le cure di oggi. E poi dopo ho detto ok, non ci penso. Dopo la mastectomia questi sono i momenti più deboli per me, perché lì è stato proprio il momento che tolto il diciamo che l'intruso, ma anche mutilato anche il mio corpo, e mi mancava un pezzo che io dicevo non c'è problema, ma c'era un problema dopo. E qui ho iniziato a pensare il presente e il futuro. Quando ho iniziato a scrivere il libro era proprio il passato, che ho pensato che ho superato tante cose, invece no, è stata una buona terapia. Sì, sicuramente, non ho nessun problema. Anche durante, per esempio, il mio periodo di chemioterapia e poi la radioterapia ho affrontato con grande forza. L'anno scorso quest'anno ho affrontato in pratica avevo un'infezione polmonare che aveva grossi problemi a respirare, e quest'anno, il prossimo anno, affronto senza problema. Sì, ci sono tanti, però c'è uno veramente, e questo con Ron Moss. Un grande, grande uomo, grande cuore, un grande professionista, e non so, e ha fatto vedere a tante altre persone che crede di essere qualcosa che non sono, che lui ha dimostrato di essere umile anche quando era un grande, che tante altre che non hanno fatto vedere questo. Sì, c'è uno quest'anno, per il prossimo anno mi piacerebbe vedere Giuseppe Zeno, mi piacerà morire. Poi abbiamo avuto sua moglie, mi piacerebbe vedere lui e facciamo il paradiso delle donne a ballando, dai. Molto.